Bene, carissimi fratelli e sorelle, un breve pensiero sulla liturgia di oggi, lunedì della settimana santa. Ecco, oggi due brevi, riflessioni, una sul profumo di Maria, la sorella di Lazzaro, e l'altro, possiamo dire così, sul fetore di coloro che volevano ammazzare Gesù e Lazzaro che aveva risuscitato o rianimato. Nel caso della donna, di questa sorella di Lazzaro che voleva bene, Gesù voleva molto bene, il profumo è vero teologicamente, è figura della sepoltura di Gesù, questa donna che poi lo ungeranno con gli unguenti per poi, parlare, anticipare la resurrezione, che è il profumo massimo che noi possiamo ascoltare. E poi la parte umana, come il nostro vescovo emerito Stagliano diceva su Maria, che era una donna concreta, non era solo il vino alle nozze di Cana mistico, ma era anche il vino pratico che si accorgeva che mancava in un giorno di festa. Così questa donna vede che Gesù ha camminato, che Gesù si è sporcato i piedi per stare in mezzo agli uomini e quindi non bada a spese, e gli profuma proprio col profumo i piedi, li asciuga con i capelli. Quindi anche lei cerca di ricambiare il suo amore e in questo anche agire del profumo il Signore ci fa capire che se noi mettiamo i nostri pensieri, i capelli sono anche figura dei pensieri, nei piedi di Gesù, nel cammino di Gesù, allora questo gesto del mettere i nostri pensieri, il nostro modo di ragionare nei piedi, nel cammino di Gesù, questo è tra i profumi più belli che saranno sempre ricordati. Tutto il resto passa, tutto il resto è diabolico. Diceva Gesù a Pietro quando gli dice: "O piso mu", cioè dietro di me Satana, perché tu ragioni secondo gli uomini e non secondo Dio. E così Giuda, oggi che doveva rimproverare Maria, che fa un gesto così bello, senza distrazione, fa un gesto così bello per dire il suo amore a Gesù. E a noi il Vangelo, siccome è anche spirituale, anche allegorico, che dice anche altro di quello che è solo storico, ma è anche spirituale, ci dice di essere gente che profuma in ogni cosa che fa. È chiaro che poi Gesù ci spiega quanto profumarci noi il capo. Quindi Maria si profuma il capo mettendo il profumo nei piedi di Gesù e asciugandolo con la testa. Poi c'è un altro passo dove Gesù dice, quando digiuni, a proposito di Quaresima, di Settimana Santa, prima della Pasqua, profumati il capo, perché non ti vedono che hai fatto il digiuno. Ma lui, Gesù, voleva richiamare un passo dell'Antico Testamento che dice: "O come bello e gioiosi che i fratelli vivano insieme, come olio profumato che scende sulla testa e sulla barba di Aronne". Lì il Signore dona la benedizione e la vita per sempre, e la vita eterna. Quando i fratelli dunque si vogliono bene, quello è il profumo e il digiuno più bello, dove il Signore benedice tutto e ci dà la vita eterna. Gesù questo voleva dire: che ti serve fare tanti digiuni, che ti serve fare tanta colletta per i poveri, che ti serve fare tutto quello che vuoi, se poi tu non metti la tua testa nel cammino di Gesù. Tutto passa, l'unico che possiede l'immortalità beata, la resurrezione del corpo, la vita eterna, la pace senza fine, l'amore tra fratelli e sorelle, è Gesù che ce lo può insegnare. Contrariamente, il fetore delle persone incattivite e ingannate dal demonio, che vedono nella religione, una possibilità per il contatto divino. Studiano, fanno il dottorato, erano sommi sacerdoti, erano sacerdoti del tempo, anziani, gente preparata, colta teologicamente. Vede il loro Dio venire sulla terra, che già l'aveva profetizzato: "Riconoscerete in Ezechiele che io verrò in mezzo a voi e vi risusciterò dalle vostre tombe, o popolo mio, riconoscerete allora che io sono il Signore". È venuto. Gli ha risuscitato Lazzaro, gli ha risuscitato la figlia di Gairo, gli ha risuscitato
il figlio della vedova di Nain, ha tirato fuori Lazzaro dalla tomba dopo 4 giorni e pensano di ammazzare anche Lazzaro oltre che ammazzare Gesù. Dico, ma come si fa? Cioè tu vedi uno che tira fuori una persona dalla morte alla vita, la rianima, la risuscita, la tira fuori dal cimitero, era puzzolente, questo gli ridà la vita, e invece di chiedersi ma chi è questo che dà la vita a un morto, ma questo è da ascoltarlo, perché un giorno mi darà la vita anche a me. Questo è il Signore che noi abbiamo studiato, e proprio qui si sta manifestando in quest'uomo. Invece pensano come ammazzare anche Lazzaro, perché sennò c'è scritto qui alla fine, molti giudei se ne andavano a causa di lui e credevano in Gesù, perdevano i clienti. Ma dico io, quando siamo potenzialmente cattivi, se non ragioniamo secondo Dio, che cosa potremmo arrivare a fare? Sbagliare e condannare un delinquente, come, cioè liberare un delinquente come Barabba e condannare il santo dei santi come Gesù, Dio in persona. Ecco allora che il Signore ci dia in questa settimana santa la grazia, l'attenzione di essere gente che profuma. Concludo. 2 anni fa la mamma di Fra Bernardo, il nostro cuoco, frate cuoco, e poi fa tante altre cose belle per il Signore, sta studiando, mi regala un profumo, perché anche noi frati ogni tanto ci mettiamo un po' di profumo, no? La messa del giorno era questa, che Maria porta il profumo a Gesù. Ieri sera una nostra missionaria è al supermercato, vede un profumo, pensa a me, ora gli compro il profumo fra Volantino. La messa di stamattina era questa. Vede il Signore come ci accompagna con dei segni di benevolenza, perché noi siamo come le piante, ogni tanto abbiamo bisogno di qualche goccia di grazia per capire che il Signore è con noi e ci incoraggia a essere gente che fa del bene. Perché tutto quello che ci rimarrà alla fine della nostra vita sarà quanto abbiamo pensato a Gesù e operato in Lui. Tutto il resto è vanità, passerà. Che il Signore ci dia la grazia di fare questa settimana santa con umiltà, verso la Pasqua, con semplicità, perché siamo tutti in cammino, siamo tutti deboli, siamo tutti fragili. Però siamo potenzialmente divini se coltiviamo questo germe divino, come diceva San Pietro, che è in noi. Sia lodato Gesù Cristo.